Secondo giorno di Festival dell'Aerospazio con il super ospite Paolo Nespoli. Nella sala conferenze del Museo Archeologico di Olbia, l'astronauta ha tenuto un incontro con gli studenti, tema la sua straordinaria vita. Partito dall'infanzia e l'adolescenza piene di sogni, Nespoli ha raccontato le esperienze nell'esercito e la passione per le stelle, coltivata con perseveranza e studio e culminata con 3 missioni e 313 giorni complessivi passati nello spazio. Io la vedrei al contrario. Non è vero che i sogni non sono realizzabili, ci vuole tempo, ci vuole passione, ci vuole determinazione, bisogna provare e riprovare, trovare, capire quali sono gli errori che noi facciamo e cercare di non farli per andare avanti. Per ora è l'astronauta che ha scattato più foto dallo spazio e dice: Sardegna è molto bella, è un'isola molto verde, tra l'altro vista dallo spazio, è un posto che chiede di essere vissuto, chiede di essere visto, chiede di essere vissuto, perché ci sono delle coste bellissime, così come l'interno è molto bello, è una bellissima isola. Infine, durante l'incontro ideato da Aztec, ha così commentato la candidatura sarda dell'Einstein Telescope, una bella opportunità da saper sfruttare, così secondo l'astronauta. Vi auguro di ottenere questo telescopio, ma vi auguro anche di riuscire a utilizzarlo nel miglior modo possibile per ottenere tutti i risultati che ci possono essere.